Ah, che bello! Oggi ho proprio voglia di giocare ad un bel gioco, uno di quei giochi che ne fanno uno ogni morte di papa. Ehi, questo che cavolo è? Big Rigs Over the Road Racing? Già dal gioco mi ispira fiducia. L'ho pagato 100 euro, ma sono sicuro che ne valevano la pena. Allora, adesso tolgo le casse di birra che ho qui e possiamo iniziare questo gameplay. Ok? Il menu è già spettacolare, come si vede. Vediamo chi sono stati i geni che hanno fatto questa cosa. Vabbè, Sergei Titov, lo conoscono tutti. Denis Yulitov, sì, va bene, la Chapelle. Cioè, sono dei geni, però io non mi sento proprio all'altezza di leggere i loro nomi. Vediamo qui. Ma guarda, guarda quante auto che ho, che posso scegliere, è una cosa incredibile. Cioè, sono tantissime, eh? Io posso scegliere questa qui. Done. Wow! C'è ancora una più ampia scelta di ambienti 3D, è una cosa incredibile. Questo gioco si sta rivelando sempre più incredibile. Io direi di partire a questo punto. Non so proprio cosa scegliere. Scegliamo questo. No, scegliamo questo. Ma che cacchio me ne frega, scegliamo questo. Poi, beh, è bellissima questa scritta, proprio fatta proprio bene. Eh sì, poi anche il tempo d'attesa è molto corto, infatti scommetto che partirà fra poco, manca pochissimo scommetto. Ah, visto? Oh, texture incredibile, eh? Oh, guarda, si muove, si muove, si muove, si muove, wow, no, è incredibile. Posso addirittura passare attraverso le cose. Wow! Cioè, in qualunque altro gioco. Ma dai, no! Bello! Mica bello sto gioco. Cioè, addirittura sono una macchina fantasma, quindi. È incredibile. È quello che cavolo. No, eh. Wow, sono talmente veloce che il mio avversario è lento. Cioè, non è lento, è proprio fermo. Wow! Ma dai! Cioè, texture straordinaria e non rallenta neanche il gioco, è una cosa incredibile. Wow! Cioè, addirittura posso anche tornare indietro. No! Cos'è? No! Hanno addirittura creato la fine del mondo in questo gioco. Wow! Questi, dopo Einstein, sono i più geni della storia, proprio. Wow! Vediamo un po'. Proviamo a fare un po' una partita. Cioè, addirittura il tempo è fatto talmente bene che esce dalla barra. Come potete vedere in alto a sinistra, vedi? No! Cioè, sono passato sotto qualcosa e si è illuminata una cosa lì. No! Ancora, mica bel gioco! Poi è talmente realistica la guida che mi sembra di guidarlo veramente. Vediamo l'altra visuale che ci abbiamo. Vabbè, questo dice tutto, ragazzi, eh. Cioè, abbiamo questa visuale. Dove sono? E questa. Che non è la visuale del camion, è un'altra visuale alla cazzo, proprio. Così, proprio per far vedere che erano talmente dei geni che si potevano permettere anche questo. Cioè, questi sono avanti proprio, eh. Sono avanti anni luce. È una cosa incredibile questo gioco. No! No, addirittura. Cioè, guardate qui. Cioè, pure attraverso le montagne, addirittura. Wow! Questo gioco si sta rivelando sempre meglio, eh? Wow! E
Questo, cioè, sono a Parigi? Wow. È anche internazionale, quindi. Guarda, posso vedere? No, vabbè, dai. Adesso mi sta. Non sono degno di giocare a questo gioco, mi dispiace. Vediamo se ce n'è un altro ambiente 3D. Cioè, addirittura sono uscite due scritte. E si illuminano pure. Basta. Dopo questo, basta. Vediamo. Vediamo un altro. Tanto per farci due risate, perché è troppo bello questo gioco. Poi penso anche di disinstallarlo, di eliminarlo completamente, perché secondo me io non sono degno di questo gioco, quindi non dovrei nemmeno giocarci, però è tanto per farvi vedere, no? Capito? Gioco bellissimo. Poi vedete, il tempo di attesa secondo me è fatto proprio apposta per invogliare questa voglia di giocare, no? Vedete? Uguale a prima, se andiamo sempre alla velocità della luce qui, benissimo, cioè proprio perfetto, vedete, cioè addirittura, vedete, dove sono finito? Ah, eccomi qui, ecco, no, cioè guardate, cioè è talmente potente quest'auto che la fisica è diventata niente, cioè abbiamo ucciso Einstein e tutti quelli, come si chiamava quelli che ha inventato la gravità? E vabbè, sì, vabbè, non c'è altro da dire praticamente. Questo qui è il gioco più bello del mondo, come vedete. Cioè, non ci sono proprio parole per definire questo gioco talmente bello e talmente perfetto che non potrà mai essere imitato nella storia, nemmeno nei giochi indie vedo queste cose. Vedete, cioè. Boh. Troppo bello. Io direi di fermarmi qui. Ho detto talmente tante cazzate che devo andarmi a farmi confessare. Va bene. Cos'è sta roba? Cioè, si sono addirittura dimenticati l'acqua, guardate qua. L'acqua, cazzo. Ciao a tutti da Magico. Scusatemi per questa cazzata, però ci avevo in mente da un po'. Ciao ciao.